Lo stadio di quest'anno doveva essere intanto un po' in contrapposizione con quello dell'anno scorso, che era estremamente serio e che era stata una celebrazione del nero e del progetto di per sé. Quest'anno quello che mi ero prefissato era quello di far vedere l'azienda sotto tutte le varie sfumature, perciò uno stand istituzionale. L'idea era nata un po' per caso, nel senso che mi sono sempre piaciute molto le scritte, queste insegne messe sui palazzi americani, mi ricordava un po' un viaggio americano, mi ricordava i libri di Kerouac. Mi piaceva il fatto di lavorare sulle lettere, su delle peculiarità degli oggetti, raggruppare anche gli oggetti in un modo un po' diverso dal solito. Infatti abbiamo messo tipo la I Love Red per dire che la carta ha un certo tipo di atteggiamento nel confronto del colore, un'altra solo sulle seggiole, in un modo un po' scherzoso per certi versi e dall'altra parte anche per far vedere quella che poi è la concretezza aziendale, insomma. Queste lampade sono due progetti molto diversi, ovvero uno è un progetto ex novo e l'altro invece è il proseguo di un progetto industriale, ovvero la Bloom, che è questa fatta con i fiori, che è una lampada che ha avuto bisogno di quasi 3 anni per l'industrializzazione, per la complessità di produzione, soprattutto del fiore, eccetera. Ho trovato che fosse interessante dal punto di vista produttivo ottimizzare la produzione del fiore mettendolo su un'altra forma che non fosse quella campana che era stata presentata gli anni scorsi. Dall'altra parte invece c'è un progetto che è un parto anche questo lunghissimo, di cui adesso vediamo solamente la punta dell'iceberg, diciamo, perché il lavoro sulla lampada da tavolo è già cominciato da 4-5 anni e è passato attraverso diversi step. All'inizio doveva essere una lampada articolata con una serie di meccanismi e poi a un certo punto, convincendomi e convincendo anche gli altri, mi sono accorto che non era il tipo di lampada che la gente si aspetta da Cartel. Questa è naturalmente una gamma che andrà, si evolverà per finiture, non tanto per forma, perché la forma è quella, e devo dire è un progetto di cui sono molto 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 contento.